non sapevano perché il vescovo di Roma ha voluto chiamarsi Francesco. E alcuni pensavano a Francesco Saverio, a Francesco de Sales, anche a Francesco de Assisi. Io gli racconterò la storia. Nell'elezione io avevo accanto a me il arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Humes, un grande amico. E quando la cosa diveniva un po' pericolosa, lui mi confortava, no? E quando i voti sono saliti a 2/3, diviene l'applauso consueto, perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi ha detto: non ti dimentichi dei poveri. E quella parola è entrata qui, i poveri. Poi, subito, in relazione ai poveri, ho pensato a Francesco de Assisi. Poi ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore, Francesco d'Assisi. E per me, l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato, in questo momento in cui noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? E l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Dopo alcuni hanno fatto diverse battute, no? Ma tu dovresti già chiamarti Adriano, perché Adriano VI è stato il riformatore, bisogna riformare. E un altro mi ha detto: no, tu, il tuo nome dovrebbe essere Clemente. Ma perché? Ah, Clemente XV, così ti vendichi contro Clemente XIV, che ha soppresso la Compagnia di Gesù. Sono battute. Vi voglio tanto bene e vi ringrazio tutto quello che voi avete fatto.